Ciao a tutti ragazzi e bentornati. Negli ultimi giorni si fa un gran parlare del futuro di Destiny, anche il nostro buon Lorenzo Divus, il nostro mastro lore italiano, ha parlato di questo argomento, l'abbiamo visto in stream proprio ieri insieme e da lì siamo partiti, abbiamo fatto un po' un excursus di quale possono essere le possibilità del futuro di Destiny post The Final Shape. Quindi in questo video praticamente vi lascio al nostro talk che abbiamo fatto subito dopo aver visto il video di Lorenzo. Il video di Lorenzo lo trovate ovviamente qui sotto in descrizione se volete andare a vedere tra virgolette il discorso originale. Vi lascio al video, ma soprattutto vi lascio qui sotto lo spazio per i commenti per farmi sapere voi cosa ne pensate di quello che potrebbe accadere dopo The Final Shape. Alla prossima. Divus, facci sognare col tuo loadout random ogni volta che fai un video. Andrà a chiudere il loop. Se vuoi andare a riprendere il voto di Power quando riguarda Destiny, ha portato il 20, 29, 30 maggio. Sì, e che mi devo guardare tre stream intere, sì. Una follia. Lungo ciclo della luce. Conto e che se aveva fatto se aveva estrapolato qualcosa, ma. Iniziato ormai circa 10 anni fa. È naturale che tutti gli appassionati di Destiny si siano chiesti se questo del Final Shape sarà la fine di Destiny come gioco, oltre che appunto del filone narrativo che fa riferimento alle piramidi, al viaggiatore, al testimone, eccetera. A quanto pare Bungie ha risposto a questa domanda, dicendoci che no, The Final Shape non sarà la fine di Destiny e che dopo questa espansione si aprirà un nuovo ciclo. Bravo Divus che lo mette come premessa questa cosa, perché sennò già mi immagino tutti: Divus ha parlato della fine del gioco, allora Destiny poi finisce. Centrati i grandi protagonisti di questa nuova fase di Destiny che seguirà appunto The Final Shape saranno. Voglio proprio vedere che ne pensa Divus dei Vex. I Vex saranno appunto al centro di nuove trame, su di essi c'è ancora molto da spiegare, da approfondire. Queste appunto le parole del boss della narrativa di Destiny. Effettivamente la cosa non mi stupisce. La simulazione, ossia il creare delle realtà all'interno della rete Vex che possano prevedere vari esiti, è il modo in cui i Vex si approcciano a qualsiasi cosa, il modo in cui loro imparano, in cui loro sperimentano appunto. È l'essenza alla fine della cultura e della civiltà. Vex, simulare tutto continuamente per prevedere ogni esito, le simulazioni Vex, quindi ragazzi potrebbe pure stare sta cosa. Io personalmente per come la stanno mettendo e se sarà veramente così la vedo un po' debole come cosa, cioè sì, finiamo la forma ultima, The Final Shape finisce, luce oscurità, magari seminiamo un pochetto, succede qualcosa eccetera eccetera, e poi visto che è successo qualcosa, non so, muore il testimone, il viaggiatore o chi per loro, che cacchio ne so. Allora i Vex arrivano e dicono: vabbè, allora, mo, visto che siete tutti un po' così, arriviamo noi a far casino. Boh, vedo un po' debole. Il radolare che conosciamo. Quindi ciao, non Giorgio. Mi sento di biasimare la scelta di Bungie circa il fatto di puntare sui Vex per il post The Final Shape. Appunto, ripeto, la scelta è sensata. Sono i nemici che sono stati appunto più messi da parte nel recente passato e non solo. Quindi puntare su di loro in virtù anche della loro lore ha senso. C'è un però che ho già condiviso con alcuni, diciamo, creator, con alcuni anche semplici appassionati di Destiny, ossia il timore che Destiny abbia già espresso il meglio di sé, soprattutto sul lato gameplay. Parliamoci chiaro, costruire una lore bella e variegata è stato impegnativo per Bungie, però grosso modo ci sono sempre riusciti. Hanno tutte le carte in mano per poter creare nuove storie interessanti, basta coinvolgere gli autori giusti, basta dare una direzione sin dall'inizio alla narrazione in modo da non avere retcon, cambiamenti, sostituzioni, eccetera. Ma se tu fai queste cose e le fai bene, la lore di Destiny è così grande, così ricca e così affascinante che può regalarci ancora trame. Tutti abbiamo dubbi sul post Final Shape, raga. Perché dove te muovi, ci sarà qualcuno a cui non andrà bene X cosa o Y cosa, raga. Sarà così. Quelli che voi state a dire sta cosa perché c'è Divus che ha appena detto che potrebbe continuare con una nuova saga rimanendo esattamente così. Tanti altri dicono no, non voglio Destiny 3 perché poi perdo tutto eccetera eccetera. Quelli che dicono che deve chiudere e basta senza avere un continuo ovviamente sono scemi. E quindi un po' dove ti muovi, Santi, cioè un po' le persone continueranno a seguire il gioco.
Certo è che molti di voi Destiny 3 di questo canale mi scrivete grazie per i video di Ivus, perché non per quanto mi riguarda, cioè per i miei 2 centesimi spiccioli proprio, mi cambierebbe poco, ma anch'io so dell'idea che secondo me c'ha bisogno di una bella svecchiata. Destiny 3, chiamatelo come vi pare, eccetera eccetera. Che dai una bella svecchiata, lo butti forte forte con un bel motore grafico di quelli spinti, e gli cambi un po' il loop e tutto il resto, però sì, in effetti seguo la lore, servirebbe. A me fa piacere, io punto sempre verso la teoria del caro vecchio Ulantan, lo stregone, che credeva che l'unico modo per risolvere il conflitto tra luce e oscurità sia l'equilibrio, ossia la simmetria. Spero che questa simmetria potrà verificarsi, per farlo il testimone dovrà morire e forse dovrà morire anche il viaggiatore. Bello. Saremo ancora guardiani a quel punto? Chi lo sa, abbiamo ancora qualcosa da scoprire. Sarebbe molto figo. Bene, questo ragazzi, finale, mi piacerebbe un casino. C'è una terza possibilità che a me mette moltissima paura, raga. Moltissima paura. Che ora vi spiegherò. Che secondo me c'è la remota possibilità che dopo The Final Shape, attenzione, dopo The Final Shape, Bungie usi sta carta dei Vex. E quindi, che ne so, appunto, le simulazioni e quello, e andiamo a scoprire che cosa fanno, eccetera, eccetera, bla 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 bla, per mantenere Destiny allo stato attuale e fare un anno, 1 o 2 anni, insomma, quant'è, magari stanno pensando di fare un nuovo gioco, una nuova saga e tutto il resto, o comunque metterci all'interno di post Final Shape un periodo di stasi dove per via di questi Vex, di queste simulazioni, cominciamo a tornare tipo dietro nel tempo e facciamo le cose vecchie già fatte e le season vecchie già fatte riproposte. Questo potrebbe essere lo scenario peggiore che la mia mente può partorire. Con la fine di Final Shape Destiny dovrebbe chiudere, però i pensieri che sta esponendo sono da... Beh, oddio, dovrebbe chiudere in generale, sappiamo già benissimo adesso che non succederà, ragazzi. Destiny comunque è il gioco di punta di Bungie, chiudere Destiny vuol dire mandare a casa tante persone che rimarranno senza lavoro. Bisogna capire semplicemente che cosa vogliono fare dopo, raga. Penso, spero che in parte ce lo dicano anche il 22. Io il 22 nella presentazione di The Final Shape mi aspetto che ci dicano qualcosa, che non sia soltanto la presentazione di The Final Shape e basta, ma come hanno fatto con gli altri DLC, che vengono a dirci anche guardate che dopo succederà questo, non tuttissimo, però qualcosina, una cosetta, un piccolo sneak peek per dirci guardate che stiamo lavorando a questo per far sì che dopo The Final Shape succeda questo. Se a febbraio 2024 esce The Final Shape, no, praticamente a marzo 2024 dovremo aver finito il gioco, considerando campagna e raid. C'è da capire il resto dell'anno cosa faremo e con chi ci scontreremo. Dipende. Se vorranno raccontarla proprio al meglio la storia, tu non hai tutti i torti, nel senso che se fanno sì che la campagna di The Final Shape sia l'ultima vera propria campagna che noi giochiamo, e che quindi il raid poi sia conclusivo, il raid di The Final Shape sia conclusivo della storia di Luce e Oscurità, e poi le season successive che facciamo, però tu dici boh, a meno che le season non abbiano un peso specifico molto più importante e il The Final Shape DLC sia soltanto l'inizio della fine, e poi noi dovremmo andarci a giocare la fine con le varie stagioni, chi lo sa. No, attenzione, io non sto dicendo che il 22 ci debbano di cosa succede dopo, che ti dicono ok, finisce il tema luce oscurità, inizia questo, però che ci dicono più o meno quali sono le loro intenzioni sul gioco. Cioè, non voglio sapere che mi raccontano la storia, però voglio sapere che cosa fanno, se continuare col 2, se ci sarà il 3, ma anche perché no, perché anche anticipare qualcosa, magari se vogliono fare sta roba di Vex ci metti l'immagine di Vex e ci dici ok, rimaniamo su Destiny 2 con i Vex, quindi noi sappiamo più o meno di che morte dobbiamo morire. Solo questo. Metti caso che te fanno un anno dove Destiny lo mettono tra virgolette in stand-by e te fanno tipo una roba di anno dei trionfi come hanno fatto su Destiny 1, dove c'erano tutti i raid a rotazione con le armature più fighe e tutto il resto, no? Tutte quelle cose che abbiamo fatto su Destiny 1 l'ultimo anno. Lo mettono in stand-by così, che fai? Tosta, eh? Non stiamo più nel 2015. 2015 magari quel sistema poteva anche tenere botta, adesso non più.
Comunque direi che le informazioni che abbiamo riguardo al loro progetto grosso nuovo, cioè non Marathon, Nintendo Matter, sappiamo che deve arrivare nel 2025. Se all'evento di The Final Shape non viene presentata un'altra nuova espansione, si andrà a Full Matter sicuramente. Ma raga, cioè, ma parliamoci chiaro, ma se Bungie aveva tra le mani un progetto che deve uscire nel 2025, ma te pare che noi non già lo sapevamo? Cioè, come hanno presentato prima Marathon, avrebbe dovuto presentare anche questo. A meno che voi dite non è tutta una macchinazione per dire, oh, Matter, che dovrebbe essere tra virgolette il continuo di Destiny, strutturalmente parlando dico, lo presentiamo il 22 presentando l'ultima stagione e diciamo subito che arriverà il prossimo anno. Ma tenere nascosto un progetto così grosso come in teoria un Destiny 3 / Matter, guarda che è difficile, eh. L'unico in grip sarebbe trattare in qualche modo la progressione di anni, magari anche l'ultimo Matter, magari sconvolgere anche il gameplay. Beh, in quel caso lì il wipe neanche si pone, cioè se mi fai un gioco completamente nuovo che non si chiama neanche più Destiny 3, ok, proprio diventa un'altra roba rispetto alla saga chiamata Destiny. Non penso ci sarà nessun tipo di progressione. È wipe totale. Ormai vanno tutti in direct in stile Nintendo State of Play. Sì, ho capito. E anche Destiny, se ci pensi, la connessione di Destiny 1 era iniziata un anno prima del lancio 2013 per 2014. Ma prima, raga. Prima. Senza contare che poi Bungie l'unica cosa che c'ha non è il direct, ma alla presentazione annuale dei DLC. Per quello sto dicendo aspettiamo il 22 e vediamo che dicono. Ma la vedo molto difficile. Soprattutto Lucio che fa cioè la cosa che dici tu, Matteo, potrebbe anche essere verosimile, ma personalmente è la meno verosimile che mi aspetto il 22. Cioè che Bungie arriva e ti dice sì, 2025 Matter, nuovo gioco, ultimo anno di Destiny. Ma è quello che dici te, Matteo. Cioè tu pensi che sia una roba che, cioè, non la vedo così, la vedo difficile. Loro su Bungie è Destiny, raga. Partita da solo supposto. Chiudere un IP grossa come Destiny all'interno di Bungie equivale a distruggere completamente tutto. I soldi che gli porta Bungie in questo momento sono il 100% dei loro introiti. Quando e se uscirà Marathon tra 2-3 anni, quanto ci metteranno a farlo? Toccherà vedere che piega prende. Traslare un progetto come Destiny per lasciarlo morire dopo un anno perché hai fatto Matter è fuori di testa, raga. Non succederà mai. Ma proprio mai. La vedo proprio remotissima come cosa. È una scommessa troppo grande, soprattutto per i soldi che vale Bungie e soprattutto per i soldi che ha speso Sony per comprare Bungie. The Final Shape, il testimone muore e l'anno dopo lo rianimiamo. Perché ci serve per combattere un'altra battaglia più grossa. Sì, ha senso, un po' come sabato. Ci sta anche il progetto Destiny su mobile, sì. Sì, no, ma su Matter in realtà, raga, io boh, non... La vedo molto difficile che un progetto del genere venga presentato ad oggi, soprattutto dopo la presentazione che hanno fatto di Marathon, e ti dicono, eccolo là, un nuovo progetto, Matter, uscirà nel 2025. Dopo che hai presentato Marathon e non hai dato neanche una data possibile, a sto punto presentavi prima quello e poi Marathon. Non c'ha senso così, secondo me. Ora hanno le spalle coperte da Sony, quindi possono prendersi rischi come Bethesda, e vedendo che tutti gli altri grossi ora stanno aggiornando i loro titoli, vedo un buon momento per loro per liberarsi delle brighe da gioco PS3 che ci portiamo ancora dietro. Perfino Final Fantasy 14, se vedi nella prossima espansione, cambia motore. Sul cambio motore ti do ragione, sì, ma questo non vuol dire che loro si mettono a cancellare Destiny e te fanno Matter e ti dicono ecco un nuovo gioco. È troppo remota come possibilità. È molto più verosimile che te fanno direttamente Destiny 3. Non sappiamo niente di Matter. La vedo molto difficile che ti presentano, soprattutto nello showcase di Destiny, un nuovo gioco. Nah. Se presentano un nuovo gioco lo fanno come hanno fatto allo State of Play con Marathon. Non lo so, raga. Troppa roba. Sono audience diversi, ma non sappiamo neanche che cos'è Matter, capito? Non lo sappiamo, raga. Cioè, mentre che su Marathon qualcosina un po' si era snasata, no? Si era capito che poteva essere un simile Battle Royale, con i player che potevano avere la scelta delle classi, quelle robe lì erano state un po' snasate da tutte le cose che erano uscite dalla pagina dei lavori su Bungie, no? Su Bungie.net, Bungie Jobs, là come cazzo si chiama. Matter, regà, cioè siamo proprio fuori, c'è gente, se cerchi Matter su Google ed esce fuori, quello che dice che è un MMO, quell'altro che dice che è un third person shooter, quell'altro che ti dice che è completamente solo un gioco mobile. Cioè, ci stanno talmente tante cose in giro che dici, boh, ma che cazzo è? Non si sa. Matter lo vedo molto lontano, io, raga. Lo vedo più lontano di Marathon.
Il Prime Day ha colpito, sì. Ma no, Matteo, ma come fai a sapere chi ci sta a lavorare su Maradona? Scusate, ma come fai a trovare queste informazioni? Chi va ha detto chi ci sta lavorando? Senza contare che, a parte il director di Destiny 1, parentesi, ti ricordo che su in Bungie hanno anche preso il mega game director di Riot pure, che non sappiamo ancora cosa sta lavorando, se è su Marathon oppure no. Penso su Marathon. Eh sì, è troppo presto. Troppo presto. Se Destiny continua, lo fa con Destiny, raga. C'è poco da fa. Cioè, sarebbe concettualmente anche un suicidio mediatico stare lì a dire è il nuovo Destiny. Matter è il continuo di Destiny. Quindi è Destiny 3. No, è Matter. E però tutti quelli che poi cercano Destiny e trovano Matter non capiscono. Quindi tu automaticamente in comunicazione, nel senso marketing, tutto il resto, bla bla bla, dovrai spiegare che Matter è il continuo di Destiny. Assunto, chiamalo direttamente Destiny. Sì, no, ma quello poi è un altro discorso, Zanna. Ma ben venga, sì, assolutamente. Ma non succederà, raga. È quello che vi sto dicendo. Il fatto di dire ok, Destiny finisce e basta e inizia uno nuovo. Ripeto, ad oggi, fino a che non esce Marathon, che poi tocca vedere pure come monetizzano Marathon, Bungie i soldi che fa li fa solo da questo. Quindi vedere finire Destiny nel 2025 è una cosa che assolutamente non succederà mai nella vita, altrimenti Bungie chiude, raga. Letteralmente. Cioè, se chiudi Destiny, Bungie non guadagna più una lira. Progetto minore, ma è una speranza di chi ha paura che Bungie faccia altro o per tirare merda. Ma del trailer mi è sembrato che Bungie non lo ritenesse un progetto minore. Ma sinceramente non ho avuto neanche io questa idea che Marathon sia un progetto minore. Probabilmente, ti dirò, a livello di struttura, quindi strutturalmente un extraction shooter puro, ti dà meno lavoro che un gioco come Destiny, che ha 400 modalità, content che ogni 3 mesi deve uscire, stagioni, marketing, sacco di azzardo, c'ha un miliardo di cose Destiny dentro. Un extraction shooter sicuramente a livello strutturale ha meno cazzi. C'hai una mappa, gli eventi dentro il game, i personaggi da portare su, le armi e tutto il resto. Cioè, non è che dentro poi ci devi mettere a pensare a fare il bilanciamento, il PvP, il PvE, e azzardo, e il dungeon, e i raid, e le armi ogni 3 mesi tutte nuove. Insomma, no? Quindi a livello strutturale sicuramente avrà meno gente, ma non vuol dire che sia un progetto minore. Toccherà vedere pure come lo pubblicizzano. Non lo so, è troppo presto. A voglia, Lucio, qua si parla del 2025, ma arrivarci al 2025, raga. Qui magari a dicembre manco ci arriviamo, perché esplode, non lo so, mi esplode casa, chi lo sa.